saranno transenne o varchi, ma l'idea del Campidoglio è quella di provare a limitare gli ingressi a Fontana di Trevi, presidiando le vie d'accesso per combattere abusismo commerciale, scippi e danneggiamenti ad uno dei monumenti simbolo di Roma. Per ora si tratta di un'ipotesi che verrà valutata d'intesa con l'assessorato alla cultura e alla mobilità per trovare soluzioni idonee per garantire decoro e sicurezza, ha dichiarato il presidente della Commissione Capitolina Commercio, Andrea Coia. Ma l'ipotesi degli accessi limitati fa già discutere. Hanno fatto benissimo, era ora. Io penso che sia un problema per tutti i commercianti, quindi ci sarà anche un taglio, secondo me, del personale. No al contingentamento degli accessi alla fontana, dice Assoturismo, che teme ricadute sull'organizzazione delle visite guidate. Necessario porre un freno al turismo low cost e alla posizione di Concommercio. Abbiamo il paese più bello del mondo, che ha il 70% del patrimonio culturale nel mondo, e sinceramente vederlo svenduto a 4 soldi al turismo del low cost è una cosa che fa male. E affrontare